Benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi voglio parlare di 5 prodotti top che io adoro, che amo e utilizzo in casa. Allora, partiamo subito con il primo. Molti di voi hanno seguito i miei video delle pulizie, eccetera, eccetera, e hanno visto che utilizzo spesso questa mucchina. Infatti, alcuni di voi mi hanno chiesto come mi trovo, diciamo, no? Allora, io adoro questa mucchina, punto primo perché non puzza, ha un odore comunque gradevole per quanto mi riguarda, non costa tantissimo. Adesso non mi ricordo i prezzi di tutti questi prodotti, devo essere onesta, però non costa tantissimo, altrimenti non l'avrei mai acquistata sicuro, perché sono un po' tirchia. Poi pulisce veramente a fondo, non macchia, non puzza. Una volta che siete andati poi a risciacquare, rimane quell'odore gradevole, ma nemmeno tanto forte. Quindi, e poi igienizza. Io adoro tutti i prodotti della Mukina, ma questo è il mio preferito, ancora meglio di quello lì proprio puro, no? La Mukina, quella lì, la bottiglia. Comunque ho anche quella, però vi straconsiglio questa. Allora, questa serve sia per i sanitari, per le superfici, per la cucina, infatti ci sono tutti i disegni qui, modalità d'uso, uso puro per sanitari, rubinetterie, lavabili, piastrelle. Si versa la mucchina direttamente sulla superficie da trattare con il beccuccio dosatore, oppure una piccola quantità su una spugna, strofinare sullo sporco e sciacquare con un panno umido. Si può anche diluire per le grandi superfici due tappi di ammuchina a gel in un secchio d'acqua. Quindi, volendo, possiamo anche, secondo me, lavare il pavimento, se uno vuole le mattonelle, il pavimento, eccetera. Comunque, questa per me è al primo posto e ve la straconsiglio. Secondo prodotto che io anche ho quasi finito, ho terminato, che costicchia un pochettino, è questo qui, praticamente il disinfettante ad ampio spettro della Kiko. Questo qui serve praticamente a disinfettare tutti, per esempio, tutti i giochini per la dentizione, i ciucci, anche le bottigline. Si può disinfettare frutta e verdura, che ne so, il carrozzino, insomma, tutto quello che utilizza, la bimba. Addirittura io disinfettavo con questo anche la tiralatte, quindi è ottima per disinfettare tutto. Infatti, qui ci sono tutte le immagini, ciucci, giochini, eccetera, eccetera. In alternativa, come sapete, ho comprato, è qui, lo sterilizzatore della Kiko. È della Kiko? Sì, mi era venuto un piccolo dubbio. Che è eccellente, mi trovo benissimo, quindi con questo disinfetto tutti i giochini, quelli là di gomma, disinfetto quelle cose lì, oppure si può passare appunto sul fasciatoio, nel carrozzino, sul seggiolone, insomma un po' di tutto, però lo uso principalmente nell'acqua. Diluisco un po' di questo nell'acqua, semplicemente. A volte non uso nemmeno il dosatore, dipende da quante cose ho nella vaschetta. Lo lascio lì, dopo 1 o 2 ore poi si possono sciacquare e iniziare a andare tranquillamente. È meglio farli stare un pochettino in ammollo. Quindi questo è il secondo mio prodotto top. Il terzo prodotto top che ho scoperto da poco, non da tantissimo, e adoro sia per il profumo che sia perché pulisce bene, questo qui, il Quasar pulito stellare per i vetri. Praticamente li pulisce veramente a fondo. Pure questo mi sa che costicchia un pochettino, però quando è in offerta, io adesso questo ce l'ho da tanto, non è che pulisco i vetri tutti i giorni, devo essere onesta. Però comunque è un prodotto che ho riscontrato proprio ottimo, a me piace tantissimo, non ho nulla da dire, si usa facilmente, ovviamente si spruzza sui vetri, eccetera. Ovviamente io questo qui lo uso solo per i vetri, perché prima lo utilizzavo anche sopra i tavoli, questi qui azzurri, perché questi poi sono tutti azzurri, però adesso lo utilizzo solo per i vetri, perché sui tavoli, ho detto, uso solo la Mukina. Il quarto prodotto top, che sono rimasta molto meravigliata e invece mi piace tantissimo, è questo qui, il Biopresto Baby. Poi più avanti vi farò un video magari solo dei prodotti che utilizzo per la bambina, però per ora volevo farvi questi 5 prodotti per consigliarveli.
Questo biopresto sono rimasta perché il prezzo è buonissimo. Comunque il biopresto è nominato, ma non è una marca, no? In eccellenza, nel senso che non è come prima marca in assoluto, tipo come la Kiko, la Mugina, che sono marche un po' più famose. È una marca comunque nominata, però non pensavo che puliva così bene. Il profumo non è eccessivo, perché io non amo molto i detersivi che mi rilasciano quel profumo invasivo che poi li vai a sciacquare, a rilavare e si sente sempre. No, non li sopporto. Io l'unico che sopporto è l'ammorbidente Lenore, che quello per me è pure un eccellente, però attualmente non ce l'ho in casa, quindi io vi sto dicendo i prodotti che ho in casa e che adoro. Quindi questo Biopresto Baby lo straconsiglio, soprattutto se non mi piacciono i prodotti invasivi, il profumo, lo utilizzo a mano, quindi lavatrice non so come funziona, nel senso non so con i lavaggi lavatrice come esce, se escono comunque profumati, ma penso sicuramente di sì, perché già a mano io ne metto veramente pochissimo perché ho paura che Emma sia allergica, quindi ne utilizzo sempre una minima goccia. Però vi assicuro che profuma tanto ed è bello, non fa tantissima schiuma, non eccessivo. Come quinto ed ultimo prodotto top, non di marca, quindi dell'Eurospin, ve lo dico subito, è questo qui, il detersivo dei piatti, detergente piatti Dexal, questa marca comunque molto nominata al limone. Allora, devo dirvi una cosa, vi ho fatto ballare. Allora, io sono allergica a tutti i tipi di detersivi di marca della cucina, quindi non li posso utilizzare, Svelto, non mi ricordo adesso tutte le marche, non li posso assolutamente utilizzare, quindi mi tocca trovare detersivi di sottomarca che non mi facciano allergia qui, tutto qui. Di solito ho tutto rosso. E quindi quello là della Todis assolutamente no, il bidoncino della Todis, perché non lava, non fa la schiuma, non disinfetta e non pulisce, quindi lo sconsiglio. Qui, mentre questo qua è un prodotto veramente al top, ha un bel profumo, lava bene, fa la schiuma, io mi trovo benissimo, non costa nemmeno tanto, quindi ve lo consiglio. Questo qui è dell'Eurospin, sì, l'ho detto giusto, ed è della Dexal. Penso che molti di voi lo conoscono, per chi non lo conosce, compratelo e fatemi sapere, perché vi assicuro che è molto meglio di alcuni prodotti di marca. Purtroppo i detersivi della cucina per me sono un dilemma, quindi quando non vado all'Eurospin è un problema, perché appunto compro quello della Todis ma non mi trovo bene, mentre questo è veramente fantastico. E nulla, io con questo vi saluto, volevo farvi un video sui miei prodotti perché mi è stato molto richiesto, e questi attualmente, questi che ho in casa, sono i miei 5 prodotti preferiti. Poi ne ho tantissimi altri, però non sono nulla di particolare, tipo quello l'Irio Melaceto o lo Smaccacciaio. Sì, sono buoni come prodotti, però non li adoro al 100%. E nulla, detto questo, se questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere qui sotto, datemi sempre consigli sui video da fare, perché come vedete io appena 5 minuti vi accontento. Vi mando un bacio, mi raccomando, condividete i miei video, mettete un bel like e soprattutto tanti commenti. Ciao.